Alla presenza di autorità locali, governative, religiose e sanitarie, con alcuni rappresentanti della società civile, mercoledì 20 dicembre si è svolta l'inaugurazione del servizio di emodialisi dell'ospedale metodista di Dabù, in Costa d'Avorio. Un nuovo servizio che offre una possibilità in più ad alcuni dei 400.000 ivoriani a rischio di gravi patologie renali. Un'eccellenza nell'offerta dell'ospedale metodista del villaggio di 90.000 abitanti nella parte meridionale del paese. L'inaugurazione è stata un momento importante che si inserisce nel progetto Solidarité Santé della SEVA, comunità di chiese in missione. Dal 2014, infatti, la SEVA, una rete di 35 chiese protestanti nel mondo, ha proposto un lavoro di formazione e rafforzamento delle competenze per 10 ospedali evangelici in 8 paesi diversi africani, per potenziare le proprie possibilità e l'offerta di cure per i malati. Grazie a un meticoloso lavoro di 2 gruppi di gestione, di cui fa parte anche la Chiesa Valdese, l'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, che sostiene Solidarité Santé con alcuni fondi dell'8x1000, è stato possibile dedicare alcuni finanziamenti a progetti specifici. In questo contesto, quella di Dabù è la prima inaugurazione ufficiale all'interno del progetto Solidarité Santé della SEVA. Quand on parle de maladie de rein, c'est catastrophique. Nous voulons donc bénir le Seigneur, n'est-ce pas, pour l'avènement de cette unité de hémodialyse et remercier au nom de toute l'Église les donateurs, tous ceux et toutes celles qui ont conçu le projet, tous ceux et toutes celles qui ont mis de leur argent, n'est-ce pas, pour que ce jour soit un jour mémorable pour nous. Parce que nous pensons aux malades. Une première dans le cadre de notre projet Solidarité Santé. Donc, et nous sommes fiers. Vous voyez comment toute l'Église est mobilisée. Et ça, c'est ce que nous voulons, que l'Église s'approprie son œuvre, que l'Église soit là. Et nous voyons toute la mobilisation ici autour de ce projet et je m'en réjouis au nom de la SEVA, je m'en réjouis au nom du comité de pilotage et nous disons nos félicitations aux responsables ici. C'est un service qui va positionner cet hôpital de façon importante dans l'ensemble du dispositif sanitaire du district de Dabù. Parce que c'est un service de spécialité qu'on ne trouve pas partout en Côte d'Ivoire, même dans les centres régionaux, dans les hôpitaux régionaux. Ça n'a vraiment pas été facile, mais les collaborateurs sur le terrain ont travaillé à ce que nous puissions obtenir cette réussite. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance envers eux qui se sont donnés. Qui ont compris le projet, qui se sont engagés totalement là-dedans, et aussi envers vous, toutes les autres personnes qui nous ont accompagnés. C'est vraiment pour moi un sentiment de reconnaissance, et aussi de dire qu'il reste encore des choses à faire. À partir de cet exemple-là, il faut motiver les autres afin que nous puissions encore avoir des résultats positifs sur les autres. È stato molto importante per me essere qui oggi in rappresentanza della Chiesa Valdese per 2 motivi fondamentali. Innanzitutto perché si tratta della prima inaugurazione dei vari laboratori che sono stati costruiti nell'ambito del progetto Solidarité Santé e quindi dopo 2 anni di lavoro, soprattutto sulle carte e sui progetti, vedere la realizzazione fisica del progetto è sempre un'emozione molto particolare. Dall'altra parte il nostro è un ruolo molto importante perché in quanto Chiesa Valdese Metodista siamo sia da un lato membro della SEVA, sia soprattutto in questo progetto un ente, un vero e proprio partner che cerca attraverso la messa in rete di tutta una serie di competenze e di esperienze di svolgere un ruolo attivo nell'implementazione del programma Solidarité Santé.